porteremo a visitare tre importanti luoghi di culto per la comunità Arbresh di Vena e vi racconteremo la loro storia. Si tratta della chiesa di Bellacava, la cava di pietra in cui la leggenda narra che la Madonna sia apparsa agli abitanti del paese chiedendo che venisse costruita una chiesa in suo onore, e l'icona rappresentante la Madonna di Bellacava. La chiesa di Bellacava dista circa 2 km dal centro abitato e sorge in mezzo ad un suggestivo uliveto. Il santuario della Madonna Maria Santissima di Bellacava, Kilice Enderme Bellacavs, viene utilizzato per le festività mariane e principalmente per la festa in onore della Madonna. Originariamente, la festa della Madonna veniva celebrata la prima domenica di settembre. Fu poi anticipata alla prima domenica successiva al Ferragosto. Da 2 anni, dopo un referendum con la raccolta di firme da parte di alcuni emigrati e con il benestare del vescovo della diocesi di Lamezia Terme, la data della festa è stata fissata per il 17 e 18 agosto. Il santuario, di origine settecentesca, restaurato da pochi anni, presenta al suo interno, in fondo all'abside, una nicchia, dove si trova una copia della statua della Madonna. La statua originale si trova nella chiesa principale di Vena, la chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Risale all'Ottocento, di autore ignoto, e venne restaurata nel 1946 da Michelangelo Drosi, famoso restauratore di Satriano. Il santuario presenta una facciata a capanna, con portale ad arco a tutto sesto, sopra del quale si apre una finestra. In alto un timpano trapezoidale, con al centro una monofora strombata. Sul lato sinistro si erge un campanile a vela. L'interno ha uno sviluppo longitudinale a navata unica, caratterizzata da archi ciechi lievemente profondi e lesene. L'area presbiteriale a pianta semicircolare è divisa dalla navata da un arco trionfale. Un cornicione a gettante mistilineo corre su tutto il perimetro e divide l'altezza in 2 parti. Nella parte superiore vi sono le finestre che illuminano l'aula. Pare che anticamente esistessero in questo luogo le vestigia di un antico monastero basiliano. I resti del pozzo adiacente al corpo della chiesa sul lato destro, presenti fino a qualche anno fa, potrebbero essere la testimonianza di tale esistenza. Le leggende popolari legate al santuario di Bellacava sono numerose. Secondo una di queste, la Madonna stava sempre dietro una siepe nei pressi di una cava, probabilmente una grotta, non molto distante all'attuale sede del santuario, dove risiedevano e pregavano i monaci basiliani. Da qui il nome Bellacava, intendendo la bella signora della cava. Le pecore di un pastore erano solite inginocchiarsi ogni giorno proprio in quel luogo. Un giorno il pastore, incuriosito, andò a vedere che cosa ci fosse. Gli apparve la Vergine in tutto il suo splendore che gli riferì. «È da tanto tempo che ti aspetto. Vai al paese e annuncia loro che io sono qui, a Stumargiu. E di loro di venirmi a prendere, poiché voglio che mi portino al paese, nella mia casa». Il pastore, impaurito, scappò via, senza recare il messaggio che gli era stato affidato. Qualche giorno dopo fu la volta di 2 cacciatori. La loro caccia si fermò davanti ad una siepe. La Madonna apparve e recò loro lo stesso messaggio. I cacciatori obbedirono e spiegarono il tutto al sacerdote che, pieno di gioia, insieme a tutto il paese, suonò le campane a festa e la Madonna arrivò in paese. In seguito, ancora una volta, nel 1933, la Madonna apparve ad un'altra paesana, Elisabetta Carchidi, alla quale chiese di far costruire un'icona in suo onore di fronte alla strada, raccogliendo i soldi con una bussola, perché nessuno ormai si recava a salutare la Madonna nella cava dove era apparsa originariamente. Così avvenne e l'icona è presente tuttora nel luogo scelto da Maria per manifestarsi al popolo di Vena. Da qui si può accedere alla cava delle apparizioni attraverso una piccola scaletta.